Buonasera. Ciao, buonasera. Siamo i Fornezzo Carbonara. Mi chiedevo se era possibile una collaborazione con voi. Noi proponiamo sia musica inedita che diciamo pop rock. Ci chiedevamo quindi se era possibile lavorare magari con voi. Ragazzi, non ci sono problemi. Domani potete venire qua direttamente e vedrete che vi divertirete. Oh, grazie. Grazie mille. Grazie davvero. Arrivederci. Ciao, ragazzi. Arrivederci. Ansia che mi strazia, cosa io sarei se ancora suonerei, e senza ansia che distrazia, l'esibizione, il nodulo alla gola che ricorderà chi sei, che mi spazza d'un vorrei, ma son io. Io vi giuro che per collaborazione noi intendiamo questo. Io ho scambiato lavoro per venire qui. Piccio. Prova. Penso spesso la notte, non mi godo le feste. Domani si smette, ho la sveglia alle 7. Penso di pensare pensando che io non possa più pensare in quel microsecondo di totale fermità mentale. Devo smettere seriamente di non amare nulla. Adoravo il cioccolato, adesso schifo la Nutella. Ripetimi che tutto possa continuare. Ho bisogno di saperlo, devo. Lascerò me correre, lascerò andare via da me. Tutti i miei momenti, tutti i sogni franti. Non starò qui a riflettere. Smetterò di andarmene. Lascerò me correre, lascerò andar via da me. Vado solo avanti, senza più frammenti. Non starò qui a riflettere. Smetterò di andarmene. Se tutto questo passerà, io non ci sarò. Se tutto questo passerà, mi rialzerò. E passa e passerà. E passa e passerà. Ragazzi, a sto punto ci sta l'album. Per forza. Ma parlando seriamente, noi questo disco lo vogliamo fare e abbiamo bisogno di te, te che guardi questo video. Ma parliamo in una location più da Carbonara. Eccoci qua, nel posto dove nasce e cresce la nostra musica. Noi siamo i Fornezzo Carbonara, io sono Gabriele. Io sono Salvo. Io Mario. Io sono Claudio. Allora, il gruppo nasce circa un anno fa dal bisogno estremo di far ascoltare la nostra musica, visto che principalmente noi puntiamo a questo. Diciamo che io scrivo dall'età di 9 anni, lui ne sa qualcosa, visto che è mio fratello. E diciamo che oltre a mio padre, mia nonna e mio nonno, non ho mai avuto la possibilità di far ascoltare ad altre persone la mia musica. Quindi grazie all'aiuto di questi giovincelli qui, finalmente sono riuscito, diciamo, ad uscire fuori le quattro mura casalinghe. Appunto far ascoltare le mie canzoni, quello a cui credo personalmente molto. A cui crediamo anche noi tutti adesso, perché le soddisfazioni sono arrivate. Esatto, sono arrivate. Sì, anche attraverso i progetti in cui abbiamo partecipato e abbiamo avuto anche la possibilità di portare i nostri inediti anche fuori dal circuito palermitano, perché abbiamo avuto la possibilità di rappresentare la Sicilia a un contest all'Hiroshima di Torino. Diciamo. Tra l'altro non soltanto questo, abbiamo avuto anche un'altra grande opportunità tramite incubatrice crowdfunding. Siamo stati scelti, il nostro progetto è stato scelto per produrre la nostra musica sotto forma di disco fisico. Quindi in questo caso abbiamo bisogno di voi, perché voi sarete i produttori, esatto, i produttori del nostro disco. È come una prevendita
breve, perché noi comunque, esatto, diamo la possibilità di ricevere in cambio appunto del vostro supporto monetario i dischi prodotti, già, perché appunto produrremmo un disco di 5 brani inediti registrati al nostro studio per Milano, mixaggio, packaging di 500 copie del disco vinile. Tra le ricompense, come dicevo, ci sono tante cose. La più figa secondo noi è quella di venire a suonare a casa vostra, e non solo cucinare, anche perché cuciniamo bene, esatto. Sì, esatto, siamo, diciamo, ci diamo da fare anche in cucina, non siamo tanto con la musica. Il video si è capito, esatto. Picciotti, basta annoiarli, noi stiamo andando per voi e speriamo che voi possiate darci una mano anche in mia parte. Oh, finalmente ha parlato, dai. Quindi vi salutiamo, supportateci, se avete qualche curiosità leggete qui sotto, ci sono tutte le informazioni. Seguiteci su Facebook, Twitter, YouTube. Ricordatevi che noi siamo i Fuori Ghetto a Carbonara e non ci sono copie, quindi un bacione, diciamo ciao. Ciao.